Oggi andremo in Toscana perché voglio insegnarvi a fare una focaccia tutta autunnale a base di uva, pronta per soddisfare le vostre papille gustative. Anzi, in realtà sarebbe più corretto chiamarla schiacciata al posto di focaccia, una ricetta molto semplice, non per niente complicata, che è d'obbligo da preparare in questo periodo qua. Voglio anche ringraziare tantissimo la Sandrina, mia vicina di casa, che è arrivata stamattina, mi fa: Davide, ti do l'uva, che mi ha dato il moreno, che è senza antitritogamici, senza pesticidi, senza porcherie, e quindi te la do volentieri, gli ho detto, e io l'accetto volentieri, grazie Sandrina. Molto bene, allora io direi che si potrebbe partire con la preparazione di questa schiacciata impregnata di uva caramellata. Ce l'ho qua sotto mano, non riesco a resistere. Ho utilizzato una farina di tipo 1, una semi-integrale. Volendo potreste sostituirla con 400 grammi, perché me ne servirà mezzo chilo, 400 grammi di farina bianca e 100 grammi di farina di farro integrale, altrimenti farina di frumento integrale. Potreste fare così. Prendiamo dell'acqua tiepida, ovviamente. Aggiungiamo un quarto di cubetto di lievito. Mescoliamo bene fino a farlo sciogliere. Aggiungiamo, se vi va, anche un cucchiaino raso di zucchero per facilitare, insomma, il lavoro del lievito. In una ciotola grande aggiungiamo la farina, poi l'acqua e l'olio. Mescoliamo con un cucchiaio di legno per amalgamare bene gli ingredienti. Quando non sono completamente amalgamati, aggiungiamo anche il sale. Per la quantità perfetta, io vi consiglio di o misurare 10 grammi oppure due cucchiaini rasi di sale, e cominciamo poi ad impastare. L'impasto sarà abbastanza morbido, ma non siate tentati ad aggiungere farina, perché altrimenti poi la consistenza si rassoderà e questo non va bene. Piuttosto aggiungiamo un goccino di olio se dovesse attaccarsi eccessivamente al tagliere. Io comunque preferisco, perché alcuni magari non stanno là a impastare sul piano da lavoro, io lo preferisco fare appena appena, non serve stare lì a pretendere che l'impasto sia liscio ed omogeneo, anche perché essendo così appiccicoso sarebbe impossibile. Comunque, insomma, lavoriamolo un po' sul piano, e quando sono passati tipo 5 minuti, lo mettiamo, questa palla che abbiamo creato, la mettiamo nella ciotola che abbiamo utilizzato per far partire il nostro impasto. Aggiungiamo un goccino di olio sulla superficie per evitare che si secchi, copriamo con pellicola, lasciamo lievitare per circa 3 ore in un luogo tiepido. Il forno spento con la luce accesa è l'ideale, altrimenti comunque in un luogo privo di correnti d'aria. Nel frattempo prendiamo l'uva, che sarebbe meglio l'uva da vino o l'uva da schiacciata, quindi con dei chicchi piuttosto piccoli. La schicconiamo e poi questi chicchi li mettiamo in una ciotola. Aggiungiamo lo zucchero, dipende la quantità. Se avete a disposizione, come nel mio caso, un'uva piuttosto dolce, io vi consiglio di stare attorno agli 80 grammi. Se invece la vostra uva risulta abbastanza acerba, quasi acida, vi consiglio di arrivare fino a 120 grammi. Mescoliamo bene, appunto, lo zucchero con i chicchi d'uva, li lasciamo un attimo così da parte, no? Prendiamo l'impasto che sarà lievitato. Ci prepariamo anche una bella teglia classica da forno, no? Magari un goccino di olio sulla teglia, poi carta da forno che ci garantisce che poi la focaccia non si attacchi. E poi prendiamo l'impasto e lo disponiamo bene lo stendiamo proprio bene sulla placca. Chicchi d'uva li mettiamo in un modo regolare, vedete quanti sono veramente tanti, ma questo. Cioè, così è fatta la schiacciata toscana, non è che ha quei quattro chicchi d'uva e basta, bisogna abbondare. Poi a me piace un sacco abbondare, fidatevi che sarete molto molto soddisfatti quando l'assaggerete, ve lo posso garantire. Schiacciate leggermente i chicchi, che così aderiscono bene alla pasta. Poi prendiamo olio extravergine di oliva, qua non è che ne va pochissimo, comunque 8 cucchiai. Li mettiamo in un pentolino oppure in una padellina, come nel mio caso, con qualche rametto di rosmarino. Il rosmarino in questa schiacciata ci sta divinamente bene. Fiamma media, lo facciamo rosolare circa 3-4 minuti. Quando si sentirà questo profumo aromatico, spegniamo, lasciamolo un attimino intiepidire e poi lo versiamo in modo omogeneo su tutta la superficie della schiacciata. Aggiungiamo anche tipo 3 cucchiai di zucchero, spargendoli bene senza eccedere, ovviamente senza fare dei mucchi sulla superficie, e possiamo infornarla. Modalità ventilata del forno, io faccio 190 gradi e la cuocerei per 20 minuti nella parte, non dico bassissima del forno, però abbastanza bassa. E per gli altri 20 minuti invece starei sulla parte
medio alta, ecco, non andate però troppo in su perché altrimenti poi l'uva si brucia e non cuoce magari bene la pasta invece. Calcolate comunque che questo è un tempo indicativo, potreste avere bisogno di più tempo come meno in base alla potenza del vostro forno. La schiacciata comunque con l'uva deve essere un po' caramellata, non siate tentati ad aprire troppo presto il forno perché altrimenti poi veramente risulta troppo umida e il sapore dell'uva non sarà così esaltato. Naturalmente poi quando la sfornate attendete insomma che si intiepidisca almeno e poi la potete assaggiare. Adesso io questa parte l'ho registrata prima perché qua davanti a me ho già la focaccia già tagliata in mille pezzi. Comunque guardate un po' il mio assaggio e soprattutto la consistenza, il taglio. Adesso ve lo faccio vedere. Qui ne ho già tagliata una fetta ma perché mi serviva per la foto. Nel frattempo vi faccio vedere com'è, anzi la faccio vedere dopo, dai, taglio, eh. Guardate la consistenza, abbiamo utilizzato una farina semi-integrale, si vede, la parte sotto che è croccante e anche caramellata, perché ovviamente la frutta con lo zucchero nel forno, insomma, ha ottenuto questa caramellatura molto molto golosa, fidatevi che non ha niente di amaro, anzi è molto aromatica, almeno così. Sopra invece abbiamo questo sugo che si è ristretto e che così renderà la superficie della focaccia morbida, impregnata d'uva, ma fidatevi che la pasta è cotta perché si vede che l'amido delle farine si è gelificato, no? Adesso guardate, io assaggio sta bontà perché vi giuro che è una bontà, si sente già dal profumo. Mamma mia, un capolavoro. Io come al solito amici vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo su Instagram per altri contenuti, le stories e tutte le altre cose insomma che si fanno. Mi raccomando, fatela questa focaccia, ve prego. Vi lascio qua altri due video come sempre, se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale se vi va di sostenermi e attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. Invece qua sotto c'è il collegamento con il blog e quindi vedere la ricetta scritta di questa meraviglia. Al prossimo video.